Ciao a tutti e benvenuti cari amici del canale. Sentite, una giornata un po' ventosa, oggi 27 giugno 2018, mercoledì mattina, ore 10, quindi è tardi, ma come al solito, benché mi sia svegliato molto presto, 6:30, poi sono stato un'altra oretta così a letto, quindi sarei potuto partire prima, però problemi sempre da risolvere, quindi niente, alla fine mi sono trovato ad arrivare qui alle ore 10 per l'appunto precise. Dove mi trovo? Mi trovo in zona Sirolo, alle pendici, ma molto pendici, nel senso che qui a fianco c'è la strada provinciale numero 2 e mi sto recando verso via del Betellico, cioè il fosso del Betellico. Questa è la strada provinciale 2 che va verso Marcelli. Vedete, è una giornata bellissima, cielo azzurro, sole, io ho parcheggiato laggiù e c'è l'ombra, qui non c'è nessuno. Questa zona l'avevo addoppiata già da un bel pezzo, una scarpa da bambino, un po' di immondizia, perché ci passo spesso, davvero molto spesso, lungo questa strada qui, perché chi è che viene qui dalla mia destra, da Ancona, quindi da nord, che va a sinistra verso sud, va verso la riviera di Porto Recanati, Numana, le frazioni di Marcelli e poi può scendere ancora. Sentite che vento, io so che qui il microfono non è un granché, senti che roba, oh! E quindi mi sentirete poco e male probabilmente, ma comunque è fresco, la notte si dorme veramente, non so se dire bene, nel senso che non è caldo, però serve la copertina, considerando che siamo quasi a luglio, è un giugno un pochino anomalo, ma probabilmente meglio che altre estati più roventi. E qui c'è il grano, il frumento, che ancora non hanno battuto o mietuto, forse è un termine dialettale dire battere il grano, non lo so, però si può dire anche tranquillamente mietuto o trebbiato, non so, non ho una cultura contadinesca, anche se mi piacerebbe averla, lo dico sempre. E questa è una strada che, dicevo, non ho mai fatto. Qui c'è una casa e da queste parti, a parte le aziende agricole, ovviamente, se ci sono campi coltivati, comunque è piacevole, c'è un sole che non è forte, poi con questo vento fresco si sta proprio bene. Purtroppo mi sono dimenticato le bacchette, le racchette, come si chiamano, per la camminata nordica, ma ero portato pure i guantini che t'aiutano a tenere il coso, e invece mi sono dimenticato le bacchette. Sono portato un mezzo litro d'acqua, niente di che, non ho lo zaino, non ho niente. Ho la borsetta, ma praticamente mi serve solo per tenere il pacco batterie per alimentare la telecamerina, perché altrimenti questa durerebbe 25 minuti. Invece, grazie alla batteria, l'unico limite non è il cielo, però è la SIM, la memoria, che è piccolina, come solo 16 giga, però per me è sufficiente, sono 2 ore e 40 minuti, farò un giro breve perché comunque entro l'una devo essere di nuovo all'auto. E poi qui ho una strada diretta, per fortuna, che se non incontro problemi nel giro di 20 minuti sono di nuovo in Ancona. Cos'è quella roba blu? Un bidone abbandonato.
qui è una strada che, essendo, a me piacciono queste zone così abbandonate, cioè non abbandonate, non praticate, ecco. Benché qui a fianco, questa qui è la provinciale 2, sia affollatissima, soprattutto questo periodo. L'inverno ovviamente è molto molto meno, ma adesso ci sono anche turisti. E nulla, dicevo, ho solo 3 ore di tempo, quindi non so quanta strada potrò fare, sinceramente. In pratica un'ora e mezza andare, un'ora tornare. Non l'ho fatta mai, ma come al solito ho dato un'occhiata sulla mappa, su Google Map, perché purtroppo non esistono mappe dettagliate con sentieri itinerari, o perlomeno io non l'ho trovate. E allora guardo lì, perché mi piace sempre sapere dove vado e dove devo andare per raggiungere il mio obiettivo, ma non so se ce la farò, sarebbe quello di raggiungere le ex cave del Monte Conero, che anche quello non è esattamente il Monte Conero, che è ancora più su, ma un po' prima. Però sarebbe già interessante, anche perché pure lì non ci sono mai andato. E io l'ho sempre detto che non basterebbe una vita per percorrere ogni singolo percorso, anche solo delle vostre zone. Cioè, ma vi rendete conto quanti ce ne sono? Tantissimi. Quanti di noi poi non passeggiano neanche mai? Fanno la loro solita routine: casa, lavoro, supermercato, localino dove vanno a divertirsi, a prendere una bevuta, a chiacchierare con gli amici, a ballare. Vanno in palestra magari a svolgere qualche attività fisica di qualsiasi tipo. È finito. Ma anche io purtroppo devo dire che praticamente da fine agosto, se non ricordo male, cioè l'ultimo giorno che ho fatto il giro in canoa, nonostante i miei buoni propositi, che dico vado lì, vado là, vado su, vado giù, alla fine che cosa ho fatto? L'unica uscita relativamente un po' più lontana è stata al Monte Conero, forse due ne ho fatte, ma non di più, che poi è sempre il solito percorso. Anche questo è vicinissimo, però almeno questo non l'ho mai fatto, vediamo dove va a finire. Campanile lassù, che sicuramente non si vedrà perché purtroppo io ho dato una botta già, chiedo scusa, lì ce n'è un altro, forse quello è l'Oreto. Qualcuno lo percorre perché tanto ci abitano. Dicevo, sembrava Camerano, ma Camerano è qua sulla sinistra. Saluto gli amici cameranesi, Mr. Bad Guy 81, non dico il nome per riservatezza, qui c'è una casa abbandonata con un cancello. Tuteliamo la riservatezza anche di questo signore, anche se questo sarebbe in teoria senso unico di qua, quindi. E vabbè. Che ci vuoi fare? E altre persone, anche se magari non mi seguono, probabilmente, che però conosco di Camerano. Tante volte, visto che pubblicandoli sul profilo magari danno un'occhiata. Qui sinceramente non so se sono sotto Camerano. Il Camerano è qua, sulla mia sinistra, la zona di Camerano, il centro è più su chiaramente, è piccolina. Oppure Sirolo, che ovviamente Sirolo lo stesso è piccolina, ma è molto più avanti, verso. E quindi il
D'altronde i municipi hanno un territorio ben definito che va molto oltre lo sviluppo, a parte forse le grandi città. Le grandi città già sono molto più urbanizzate, quindi i loro confini tendono quasi a coincidere, qui c'è un'altra casa, a coincidere con quelli effettivi. Ma i piccoli centri no, i piccoli centri hanno grandi territori rurali al cui centro di solito comunque... Guarda che casette qui, chissà quanto costano queste case, cosa non darei per avere una casa in campagna, un gattino, chissà se c'è qualcuno che lo alimenta, miagola, spero che si senta, zitto, che c'è, ma non voglio disturbarlo, meglio che... riposi, qui sta bene se non attraversa la strada, purtroppo però molti attraversano questa strada qui, vedete proprio qua di sotto al campo di grano. Dicevo, come in epoca romana, no? I municipi avevano il loro territorio, come in generale per le città antiche da cui dovevano trarre sostegno i contadini delle zone, che spesso erano comunque domiciliati, o i proprietari stavano nel centro cittadino, o comunque anche i contadini del territorio rurale, ma della urbe, della città, erano cittadini di quella città, venivano a vendere le loro mercanzie che erano fondamentali. Il surplus agricolo, e lì c'è un altro cancello, una casa che deve essere tutta bella protetta dalle abitazioni. Dalle piante, insomma, dagli alberi, dalla vegetazione. Dicevo, la città, ma anche oggi, anche se diversamente, perché adesso con i frigoriferi, le cose a lunga conservazione si possono importare alimenti un po' dappertutto, il mondo quasi, sì, da tutto il mondo. E invece quella volta no, era difficile importare alimenti da molto lontano, a parte alcuni particolari che infatti erano oggetto dei commerci mondiali dell'epoca. Se escludiamo le pietre preziose, i tessuti, le armi, i materiali manufatti, insomma, però dovevano essere manufatti preziosi, materiali preziosi. Ad esempio, per dire, un materiale non prezioso, il ferro. L'impero persiano aveva sempre avuto scarsità di miniere di ferro. Al tempo di Costantino si raggiunse un accordo, quindi siamo già nel basso impero, si raggiunse un accordo secondo cui il cosiddetto impero romano, anche se oramai non, di romano aveva ben poco, a mio parere, inviò grandi quantitativi di ferro all'impero persiano, che ne fece armi poi per costruire, appunto, armare l'esercito che solamente pochi decenni dopo combatté contro lo stesso impero, tra virgolette, romano. Oppure erano materiali di grande valore intrinseco, gioielli, pietre preziose e così via, marmi, semilavorati. Forse è poco noto che molti sarcofagi, ad esempio, venivano inviati da dove c'erano le cave di marmo, spesso in Asia Minore o in Grecia, e avevano solo degli abbozzi, delle figure, che poi venivano lavorati con evidentemente la faccia dei defunti, più precisa in loco, poteva essere in Italia o altrove. Invece gli alimenti, quelli che certamente non la frutta, certamente non la carne, non poteva essere esportata, non lontano perlomeno, nemmeno la carne salata, nemmeno la carne secca più di tanto. Però si poteva esportare l'olio, infatti si esportava il grano, stando attenti ovviamente a parassiti, topi eccetera, si esportava il vino. Una grande scoperta per i commerci, anche
questo forse è poco noto, fu il sughero, cioè sembra una banalità, il sughero come tappo, eppure il sughero come tappo, perché prima si utilizzavano dei tappi. Innanzitutto non c'erano le botti, non c'erano, cioè c'erano le bottiglie ma non venivano, di vetro, ma non venivano usate per i trasporti, così come di solito non vengono usati, cioè oggi sì, perché ci sono gli imballaggi, vengono venduti al minuto così, ma fino a 100 anni fa, vogliamo dire, si vendevano, però quell'archetto lì, quello deve essere un ponte, si vendevano dentro botti e che erano tappate con un tappo di sughero. Non così nel mondo antico. In Cina si utilizzavano dei tappi dello stesso materiale ceramico o di legno con avvolto del tessuto per dare un minimo di stagnazione. Vedete, qui c'è un sottopasso con una specie di... si sente anche che stanno facendo dei lavori con un tagliaerbe, non so dove, più su, verso sinistra. Guarda il vento come solleva le polveri. Questo è un sottopasso molto robusto. Se c'è un bombardamento sapete dove venire per proteggervi. Ora lì è caduta pure una foglia, non è che crolla tutto. Qui si può... ma qua stanno facendo i lavori, c'è però il passaggio volendo. Ah, è in metallo, è fatta con le onduline. Pensavo fosse in cemento, invece... però è largo, come vedete ci può passare tranquillamente anche in altezza, perfino un furgone tranquillamente proprio. Tutto pulito. È strano questo sottopasso, di solito li fanno in cemento. Allora, qui c'è un divieto d'accesso, sicuramente c'è una proprietà privata. Anche se lì probabilmente c'era una scorciatoia. Allora, quello lassù è il Monte Conero, non so se si veda. Il Monte Conero, ecco che si è allentato tutto, dove ci sono le antenne. E continuo a registrare, io parlo... più avanti qua c'è il Conero Golf, cioè i campi da golf che poi costeggeremo facendo adesso la strada che devo fare. E la cava sinceramente qua non riesco bene ad individuarla, ma dovrebbe essere grosso modo un po' più sulla destra rispetto al Monte Conero. Allora, vediamo un po' di procedere. Purtroppo qui temo proprio che se non posso proseguire là, c'è quel cartello, non voglio rischiare, anche se di solito qui nelle zone di campagna, vabbè, non è che sono molto... però devo rientrare per alcuni metri nella strada provinciale, che non è che sia bellissimo passare lì, però sono veramente 10 metri, 20 metri al massimo. Poi se riesco a passare in mezzo al campo meglio, però se c'è un fosso non sarà possibile.
E niente, da lì poi mi metto proprio nell'inizio del percorso che si chiama Fosso del Betellico. Io ho introdotto questo video proprio sostenendo di essere nella zona, in realtà quella non è proprio Via del Betellico, Via del Betellico, se non è già questa, cioè questa è proprio una strada, come vedete, asfaltata, anche se poi finisce. Invece là c'è il percorso qui sulla sinistra e adesso ci recheremo proprio lì. Ah, che meraviglia qua. Il terreno con l'erba tagliata all'inglese. Solo che qui c'è una rete ma hanno lasciato tutto, cioè c'è un buco praticamente enorme. Invece il grano è stato trebbiato, mietuto, battuto. Ecco, vedete, io dovrei tagliare qui, però lì c'è un posto di sicuro, perché quando c'è tutta, a parte che sembra quasi impraticabile passare, vabbè, niente è impraticabile, se hai gli attrezzi giusti lo fai, ma siccome che qui non sono in mezzo ad un bosco isolato da case, da abitazioni e macchine varie, ecco. Non è che, oltre che non ho gli attrezzi adesso adatti, cioè accetta e... E quell'altra lì, la roncola. A parte che è una faticata, il fosso comunque lo vedete qui sotto, quindi non mi ero sbagliato. Quando c'è tutta quella vegetazione c'è sempre un fosso. E questo è il punto più brutto, però io devo entrare dove quella macchina è uscita, quindi è breve il passaggio, che poi dovrò fare anche al ritorno, ahimè, ahimè. Mi butto qua. Eccoci, azienda agricola. Il melograno del Conero, vendita diretta di ortaggi. Tenuta il corbezzolo con un maneggio, io faccio pubblicità alla fine. Smarrito un cane, levriero, è molto spaventato, non so quando, non c'è il giorno. E qui c'è il solito cartello, itinerario paesaggistico naturale. Vedete, questa gioca a golf perché qua dietro subito c'è il Conero Golf. Non so se si veda, forse sì, in caso faremo un attimo una mini pausa per guardarlo. La Mezzadria, le Querci, Monte Conero, vabbè, eccolo lì, casa contadina, Pian di Raggetti, ah, da qua si vedono i Pian di Raggetti, Monte Colombo, non sapevo che si chiamasse Monte Colombo. Una casa rurale, ah, è proprio una casa specifica, sarà disabitata. Di questa parte è strutturata, o è una a caso? Al primo piano la dimora del Capoccia e della Vergara, la moglie e della prole, con accesso da una scala esterna sormontata da una loggetta, cioè questa, la loggetta è questa. L'uso della pietra calcarea, e poi qui c'è. Vediamo un attimo che ore sono o che ore siano, utilizziamo il congiuntivo, qualche volta mi dimentico pure io. 10 e 27, quindi per fare quel percorso lì una mezz'oretta, poco meno di una mezz'oretta, anche se il vero percorso inizia qua, a dire il vero. E da qua una cosa molto carina sarebbe sbucare poi nella strada provinciale 1, questa è la 2, si chiama SP2,
Questa qua invece è la 1. Qua giocano a golf, va un po'. C'è il caddy, c'è la macchinetta, bello, eh? Vi ho detto che avremmo costeggiato il campo da golf, però non vi avevo detto che io non l'ho mai visto, sinceramente, perché passando nella strada, quella di qua, non si vede. Questo cos'è? Un laghetto, c'è pure. Qui costa un sacco di soldi, eh? Una volta mi ricordo, c'avevo un parente che era l'erba tagliata corta corta, perfetta. Che spettacolo. Ci sono i banchi, le dune di sabbia, chi giocano, scialano qui. Dicevo, una volta, ma vi parlo di 20 anni fa, abbondanti, c'era la lira e c'avevo un parente acquisito, che insomma stava bene di denaro, e gli chiesi così, giusto per curiosità, sapevo che non avrei potuto, che probabilmente non potrò mai parteciparvi. Era il periodo che c'erano anche i cartoni animati tutti in campo con Lotti, non so chi è che se lo ricorda, che giocava a golf. Guarda che laghetto che c'è. Che figata andarci in canoa sarebbe. Qui sì che è pulito. Ti metti sotto un albero, poi veramente sciali. E pensate a chi è che c'ha i soldi, poi lo faremo questo discorso. Però vi dicevo, insomma, quanto costava 25 milioni solo l'iscrizione. Più ovviamente, questo è come quelli lì, no? Quei club, che tu paghi l'iscrizione, ma non è che paghi l'iscrizione e poi entri e fai come vuoi. Poi ogni volta, se devi giocare, paghi un altro po'. Io spero che si senta con questo vento, perché qui il microfono è veramente pessimo. Però vi dicevo, cioè guarda qui, poi qui guarda, non c'è neanche, prima sì, qui non c'è il filo spinato, la rete è anche bassa, e lì è uno spettacolo magnifico quel lago. Allora, giocare a golf non è che, a me piace, non ci ho giocato mai, non posso dirlo, ho giocato a mini golf, idealmente penso che potrebbe piacermi però, anche se è un gioco troppo signorile, troppo costoso per me, quindi non potrò mai farlo. Ma anche solo passeggiare qui è meraviglioso. Pensate a passeggiare in questa bella erbetta, sotto questi alberi, sulle rive di quel lago. Ci sono anche dei ponticelli, non so se si riescano a vedere, perché purtroppo la telecamera è quella che è. Se avessi saputo che era così bello anche solo la visione. Guardate, a me mi basta anche da qua, che sono a 50 metri dal lago, la trovo già una visione molto. Seducente, che posso dirvi? E spesso questo Conero Golf organizzano la sera, i sabati sera, degli eventi. Degli eventi di musica, e costa 15 euro minimo, se non 20, l'ingresso. Io non ci sono mai venuto perché per me costa troppo, e poi per la musica che mettono non ne vale la pena, ma secondo me quasi nulla vale la pena per il costo che, per non parlare dell'ultimo dell'anno qui, quando lo fanno. Però il laghetto non lo sapevo proprio che ci fosse. C'è pure una fontana che spuzza l'acqua, sicuramente artificiale, credo. Vedete quante cose che magari uno neanche. Io non lo sapevo, cioè non c'ero mai stato, non pensavo che avrei potuto vederlo. Cos'è quella? Un uccello? È un uccello, un pavone. Ne sono due. E lì c'è il green con la bandierina. Spero che sarà apprezzato questo video, perché secondo me merita. Lo so, torno a ripetere, la qualità è quella che è, ma io ho mezzi. Anche se avessi avuto una GoPro vera e propria Hero 5, come si chiama adesso,
non è che la qualità non è mai come quella di una vera telecamera, anche che costi poco, però se è in alta definizione non è mai come una, questo lo sapete, come una GoPro. Adesso passa quello di Ancona Ambiente, dei rifiuti, quindi devo un attimo chiudere, la solita privacy del cavolo. Ecco, qua ci sarebbe un percorso, però c'è un cancello, quindi non arrischiamoci di prendersi pure una fucilata. Io devo girare disarmato, quindi non potrei neanche difendermi. E questa è una domanda che mi piacerebbe porre agli escursionisti, quelli tosti, quelli duri e puri. Non so, la risposta probabilmente, anzi sicuramente sarebbe quella più... che belle nuvole. È proprio una bella giornata, ragazzi. Se domani c'è voglia vado in canoa al lago di Cingoli. Poi ho visto, voglio andare anche prima che finisca la fioritura a Castelluccio di Norcia, ho visto che lungo la strada ci sono non uno, non due, ma addirittura tre laghetti, certo molto più piccoli del lago di Cingoli, che è il lago medio artificiale più grande delle Marche, ma anche questi due, altri tre, scusate, sono artificiali. Uno è il lago delle Grazie, uno è il lago di Polverina, mi sembra che si chiami, un altro è il lago di Caccamo. Voglio, visto che ci passo, dare un'occhiata, ovviamente non mi porto dietro qui è sempre il Conero Golfo, c'è un altro accesso, qui c'è la vegetazione un po' più selvaggia. Voglio vedere se è possibile andarci con la canoa per cambiare un po'. E poi ci sarebbe il lago di Gerasa, o Gerosa, non ricordo, che è verso Comunanza, quindi ancora più giù rispetto a Castelluccio di Norcia, e quello è un lago credo naturale, credo, però comunque è veramente meraviglioso. Piccolino però. Bisogna anche variare perché sennò sempre il lago di Cingoli rompono. Sì, è il più vicino, è vero. È il più grande, è vero anche questo. È anche un po' un colpo però a raggiungerlo, perché è in una conca in mezzo a delle montagne. E allora per scendere e salire, soprattutto con quel peso. Scommetto che questo video non si sentirà nulla a causa del vento. Pazienza, che vi devo fare. Io intanto il mio giro lo sto facendo, si vedranno le immagini al link. Comunque vi dicevo, chi fa escursionismo quello tosto? Vedevo un film, ah ecco. Qui intanto ci facciamo, costeggiamo tutto il campo da golf. Oh, c'è un camion. Dio santo e benedetto, questo tocca aspettarlo, se no non gira, non passa. Ma io dico col camion qui, in una strada sterrata, che è un percorso. Secondo me ha sbagliato strada. Vedete questa recinzione? Qui c'è uno che gioca.
sotto alla recinzione in metallo più resistente, perché sennò i cinghiali scavano sotto. Però gli umani invece possono scavalcare se non ci metti un po' di filo spinato. Qui c'è il fosso. Comunque è una cosa assurda venire qui con un camion pazzesco. Quanti soldi ci avranno quelli che giocano qui? Pensare che molti possono magari, adesso lasciate perdere il discorso campo da golf, pensate ad avere il denaro per avere un terreno, non dico magari così grande o anche sì, comunque un terreno grande, molto vasto, così, tenuto bene con degli alberi o anche dei boschetti, magari qua e là, un laghetto. Pensate che bello, la vita sarebbe davvero meravigliosa, certo sempre tutto il resto permettendo, si intende, però sarebbe un buon aiuto, ecco. E invece la maggior parte della gente purtroppo è costretta a soffrire, a lavorare duramente. Che poi alla fine, guardate, soffrono pure questi qui. Se uno avesse tutto sto ben di Dio tutto per sé, che tutte le mattine potrebbe andarsi a fare una passeggiata, soffrirebbe pure lui per altre cose. Quindi, però in un attimo ci pensa. Qui c'è una macchina e cerco di tenerla un po' coperta se posso. Camere, quindi uno può venire qui se volete. Certo non potete entrare in questa meraviglia, però vi fate una passeggiata, ve lo vedete da fuori, al limite. Casa del Coppo. La casa del Coppo questa è. Bella. Credo che ci tornerò però, perché è molto bello qui. Tante volte uno smuove le chiappe solo dopo mesi, non anni. E dice vabbè, c'ho prima da fare quello, poi quell'altro, e non ci vai mai. E rimani sempre nel tuo cazzo di condominio, o comunque di circolo. Sempre i soliti posti, le solite facce, le solite preoccupazioni, le solite cose. Anche se purtroppo non posso avere la serenità di una casa in campagna. Guardate, adesso lasciando perdere una cosa da ricchi in maniera esagerata, cioè possedere una roba del genere, no? E poter, che sarebbe proprio il top. Però anche una casetta semplice in campagna, ovviamente ristrutturata, non una roba come quella che abbiamo visto prima, che poi non so, magari da fuori sembrava messa maluccio, però una cosa decente, dignitosa, con un po' di terreno intorno per fare un orticello, niente di esagerato. Giusto così magari fai anche un... Oh, qui dove vado? Vado dritto? Sì. Arriva una macchina. Per dire, vi muore un animale e non sapete neanche dove andarlo a seppellire. Questa è una cosa che a me è capitata diverse volte, avendo avuto tanti gatti. È brutto, non hai proprio un pezzo di terra. Gli antichi infatti ritenevano, e anche i moderni, solo con avendo del terreno tuo, una proprietà immobiliare, neanche una casa, ma proprio del terreno su cui poi posso sorgere una casa, quello che volete, se no sei sradicato. Sei una persona anche di cui non ci si può fidare, devo coprire. Infatti chi non aveva proprietà anche minime durante la Repubblica Arcaica, anzi fino alla Media Repubblica,
non poteva neanche servire nell'esercito. Bed and breakfast de Levante. Non potevano chiamarlo il Levante, o solo Levante. De Levante, un articolo inglese. Poi qui è bello perché è anche abbastanza piano, poi aumenterà la salita perché tanto andando verso il Monte Cono. Comunque dicevo, basterebbe una cosa così, una casa anche piccola e poi uno spazio che può essere simile a questo, ma non necessariamente questo, dove uno ha tanti luoghi dove passeggiare, anche pubblici come in questo caso. Certo, ripeto, se uno fosse veramente multimiliardario che può avere una casa e sotto un parco come il Conero Golf intero, signori miei, no, veramente non esci più, ma per fare una cosa del genere devi essere tra i primi, non so, 1000 persone più ricche del mondo, credo. Oppure se vinci, non lo so, il Super Enalotto, no? Mettiamo che fai una vincita di 40-50 milioni di euro, che è una grossa vincita, però non è una vincita eccezionale, cioè non diventi tra i primi 1000 più ricchi del mondo, sicuramente, ma nemmeno se ne vincessi 100 o 150, però limitiamoci a 40-50 milioni di euro, no? Compri un rudere con intorno un sacco di terreno, penso che tanto costerà, anche se poi lo rimetti a posto tutto quanto, più di 20 milioni di euro, non credo. Borgo Parvo, Parvo, se fosse latino, Country Villa. Quindi te ne avanzerebbero almeno la metà di quello che hai vinto, con quelli oh, un altro camion, Dio santo, qui tocca buttarsi, allora lì, qui c'è un pozzo, non so se buttarmi qua, sì, nel pozzo direte voi, buttatici, no, no, adesso quando arriva troverò il modo. Ma io dico, ma non ce l'hanno un altro, cioè, oh. Qui deve passare col camion, già con la macchina tanto tanto, ma il camion è una roba proprio... Dai, vado qui, va. Questo è... Vediamo un po' se riesco qua a passare, fare un po' di strada, intanto che passa quello. Poi vogliono la privacy tutelata. Se passa una macchina dall'altro lato, si butta qua, che deve fare? È pazzesco, chissà quassù dove va, sarebbe da visitarli tutti, ma come fai? Poi con il tempo contato per sempre. Qui cosa ci sono? I cavalli, sento una puzza di allevamento. Eh sì, c'è un mulo, no, è un mulo. Poi ci sono delle pecorelle, si direbbe. C'è uno che mi disse, io non sopporto l'idea di, quando devo fare una camminata, una passeggiata, di dover prendere la macchina e fare tanta strada con la macchina.
così mi tolgo, perché poi se faccio 2, 3, 4 ore, adesso dipende, mettiamo 2, di andata ne devo fare, guarda che bosco qua, ne devo fare altrettante di ritorno, e sono ore che io mi tolgo nella giornata alla passeggiata medesima, è vero, è ragionissimo, più che ci ho messo 20 minuti per arrivare al punto in cui sono partito e poi tornerò al ritorno. Però è anche vero che se vuoi un attimo, se c'è una macchina, so di chi sia, sarà dell'agricoltore o l'allevatore. Attenti al cane e al padrone. Caro padrone, sì, sì. Quel disegno della pistola, no? L'avrete visto. Sinceramente li trovo irritanti quei cancelli, quei cartelli. E abbastanza fuori luogo, ma non illegale, ci mancherebbe altro. Non credo che sia quello che tenga a bada un eventuale ladro, cioè se uno è determinato si arma o comunque fa, magari se non con un'arma da fuoco che è difficile da trovare, fa, si mette insomma nella condizione